Il mondo dello spettacolo è fermo a causa dell'emergenza del coronavirus e abbiamo deciso di parlare con Gigi Roefaro della condizione dei lavoratori dello spettacolo, persone che in questo momento sono senza lavoro in attesa di risposte da uno Stato che non li riconosce perché non esiste una vera e propria categoria che li possa raccogliere tutti. E queste figure professionali di cui stiamo parlando, man mano Gigi ci aiuterà a capire chi sono. E soprattutto adesso ci dirà perché ha deciso di raccogliere testimonianze e racconti di fonici, tecnici, luci e altri suoi colleghi in modo tale da spargere la voce e sottolineare degli aspetti di questo tipo di lavoro che a causa dell'emergenza stanno venendo fuori. Beh, in effetti tutto nasce per caso. Nasce da discussioni personali con colleghi che vivono in Italia che lamentano di essere stati abbandonati dalle istituzioni in questo periodo di pandemia. Ovviamente queste discussioni tendono molto a risolvere la situazione attuale, che è semplicemente di questo periodo di lockdown, però alla fine semplicemente ho cercato di raccogliere tutto questo materiale per mettere in luce che il problema è stato tutto generato dalle loro condizioni lavorative, perché non esiste una categoria, perché non sono tutelati, perché nessuno li conosce, cioè voglio dire, nessuno sa quello che succede nel backstage, poche persone sono a conoscenza di quello che succede, quante persone lavorano nel backstage per generare le ultime 2 ore di spettacolo. E a quanto pare neanche le istituzioni li conoscono, quindi per loro è difficile farsi valere, per loro è difficile cercare di dire guardate ci siamo anche noi. Quindi voglio dire, il problema sta nel fatto proprio che non esiste una categoria, il problema nasce da quello che è stato fino adesso, quindi non è una questione che nasce adesso solo con il coronavirus. Secondo te è possibile inquadrare appunto in un albo o in una categoria lavoratori simili ma comunque diversi tra loro, basandoci anche su un dato di fatto, ovvero che questo tipo di impiego richiede tantissime ore di lavoro in modo consecutivo, quindi 12, 14, 20 ore e sono veramente pochi i momenti di riposo. Quindi dovrebbe cambiare tutto, oppure comunque dovrebbe esserci una turnazione molto frequente. Diciamo che l'argomento è molto complesso, Claudia. Se partiamo dal fatto che, come ho detto prima, non esiste una categoria riconosciuta, questo comporta un sacco di complicazioni. Ovviamente noi stiamo parlando di una parte, un settore specifico dello spettacolo, perché l'industria è fatta, si può racchiudere in 2 livelli. C'è un livello alto, quindi un livello d'élite, e poi c'è un livello medio-basso, che è quello dove tutti i problemi nascono. Però in effetti tutti fanno parte della stessa categoria, e la categoria, come ho detto prima, non esiste. Io non posso sapere precisamente quali tipi di inquadramento e ovviamente quali potrebbero essere le soluzioni, però essendomi fatta la stessa domanda, ho parlato con Luciano Vallefuoco, che mi ha illustrato un attimo quali sono i tipi di inquadramento, le categorie, perché lui è amministratore di una cooperativa molto piccola e quindi gestisce i lavoratori dello spettacolo. Tutto ruota intorno all'inquadrare un lavoratore e dargli una posizione contributiva. Logicamente la partita IVA è un libero professionista e esula un po' dalle regole del mercato del lavoro, perché essendo libero professionista emette una fattura, paga le tasse su quello che percepisce ed è soggetto ad una gestione INPS particolare, che è una gestione separata. Per quanto riguarda le cooperative, un tecnico entra in cooperativa principalmente per trovare una dimensione lavorativa. L'alternativa sarebbe lavorare ogni volta con un service diverso ed essere inquadrato dal service. Questa tipologia qua nel mercato medio-basso si riscontra molto spesso, ma c'è bisogno di un grande rapporto di fiducia fra il lavoratore e il datore di lavoro, in questo caso il proprietario del service o il tipo della produzione che lo inquadra, perché inquadrare un lavoratore non è cosa facile.
e oltretutto devi essere ben consapevole che ci sono minimi sindacali stabiliti dal contratto collettivo e che sono quelli che in sostanza ti fanno percepire poi disoccupazione nel caso in cui vai in disoccupazione, altri sussidi da parte dello Stato. No, lavoratore. Attualmente io ho un contratto, ma non sempre è così purtroppo, non sempre è stato così, né per me né per tanti colleghi miei. Ho un inquadramento da tecnico generico tramite una cooperativa. Allora, solitamente lavoro con cooperativa, ma spesso dei tipi di contratto part-time o diciamo intermittenti, cioè a nero. Dipendente a tempo indeterminato, operaio tecnico anche generico. Ho lavorato anche con le cooperative, sì. I minimi INPS per l'inquadrare una persona vanno sui 48,50 euro al giorno. Significa che tu non puoi lavorare al di sotto di quella cifra lì. C'è un inquadramento che può essere fatto giornaliero, significa che io inquadro una persona per 8 ore al giorno e finisce lì, oppure orario, l'inquadramento orario costa di più. Quindi è una roba che mediamente si tende ad escludere perché costerebbe molto di più in termini di contribuzione versare una paga oraria ad un lavoratore. Però se vuoi stare sul concetto che devo inquadrare una persona part-time, lo metti 4 ore, non vai incontro alle spese delle 8 ore. Ciò si scontra un po' col nostro tipo di lavoro, perché il nostro tipo di lavoro ruota intorno alle 12-13 ore al giorno lavorative, se non consideriamo poi gli spostamenti che si fanno per andare sulla location e altre cose che possono crearsi intorno. Mi è capitato di iniziare a lavorare alle 7 del mattino, finire alle 3 di notte, dormire sul flycase mentre il mio collega guidava, arrivare sulla piazza successiva, iniziare a montare e ci è capitato anche di farlo per 15-20 giorni consecutivi. Poteva cambiare anche i giornali molto pesanti di lavorare per 24 ore di fila, considerando che gli stop non ci permetteranno di riposare. In tournée solitamente si va dalle 12, 13 a 15, 16 ore al giorno. Se consideri un concerto secco, può arrivare anche alle 24 ore se consideri anche gli spostamenti. Il periodo lavoro più lungo che ho fatto sono stati 57 giorni consecutivi, lavandomi negli automobili. Cioè, riposandoci veramente pochissimo. Purtroppo era proprio all'ordine del giorno, i cosiddetti back-to-back capitavano abbastanza spesso. I tecnici che lavoravano per il service erano costretti a viaggiare durante la notte, ma lo stesso responsabile del service capitava che non dormiva per 2 giorni, costretti veramente a dei turni massacranti. Ci sono delle giornate di lavoro interminabili a causa degli spostamenti, perché per me fare 500, 600, 700, 800 chilometri, che siano in nave, in aereo, sul treno o in un'auto, per me quello è da considerarsi lavoro e quello non viene mai pagato, non vengono pagati né i travel day né i day off, magari ti danno una piccola diaria da... con cui sostenerti, ma sono tutte ore di lavoro che non ti vengono riconosciute e quindi contributi che non ti vengono riconosciuti. Bisogna capire da lavoratore se sono o meno un lavoratore dello spettacolo, perché sono un lavoratore dello spettacolo per l'INPS se io sono iscritto alla gestione dei lavoratori dello spettacolo, che una volta si chiamava EMPALS, oggi si chiama Fondo Nazionale per i Lavoratori dello Spettacolo, che è la stessissima cosa. In sostanza, che hanno fatto qualche anno fa? Hanno unificato gli istituti, quindi hanno fatto una spending review eliminando uffici, accorpando in determinate persone, cose che prima facevano molte più persone, ma le gestioni, le casse sono rimaste comunque separate. Quindi se sono un lavoratore iscritto alla gestione ordinaria, avrò dei contributi che vengono marcati come contributi INPS. Se sono un lavoratore EMPALS, avrò dei contributi che sono marcati come ex EMPALS. Per arrivare a mettere insieme un anno di contribuzione, l'EMPALS mi stabilisce 3 categorie, che sono categoria A, B e C. La prima categoria A, se non mi sbaglio, sono 120 giornate lavorative di lavoro che devo fare per essere equiparato ad un anno di contribuzione INPS. Significa che io facendo 120 giorni di lavoro, è come se avessi fatto un anno di lavoro per la gestione INPS, quindi mi vale come anno contributivo quello lì.
Nella categoria B sono 240, se non mi sbaglio, categoria C 312, perché il massimale lavorativo che vi è considerato è basso 312 giorni all'anno. Per appartenere a queste categorie bisogna distinguere se sei un contratto a tempo determinato, categoria A, o la categoria C sono quelli a tempo indeterminato, ma sostanzialmente sono quelli che lavorano nella televisione, nel broadcast, sta roba qua, in Rai. Quelli che hanno insomma rapporti di lavoro molto più stabili e contratti di lavoro molto più tutelanti per il lavoratore. Si chiamano contratti collettivi nazionali del lavoro, che esistono per tutte le categorie. Le cooperative hanno il loro, la televisione ha il suo, i teatri hanno un proprio contratto collettivo. Il problema è che il contratto collettivo ti dà di massima delle regole di mercato che dovresti rispettare per tutelare il lavoratore da un lato e fare anche un po' il gioco del datore di lavoro, perché sono firmati dai sindacati sia dell'una che dell'altra parte, sindacati maggiormente rappresentativi sul mercato. Il problema vero è che il CCNL esiste, ma farlo rispettare diventa un po' un terno all'otto, perché chi è che dovrebbe far rispettare il CCNL? È l'ispettorato del lavoro, che io nella mia carriera lavorativa avrò beccato 4-5 volte e faccio questo lavoro da 20 anni e passa. Una sola volta in tutta la mia vita, capito? Si sono accontentati di andare a vedere dei documenti. La verifica reale sui materiali io non l'ho mai vista fare, mai. Sì, mi è capitato di vederle, ne posso contare forse un paio. Sono state tutte situazioni dove io venivo in parallelo da parte del SEMS, perché il SEMS sapeva che ci sarebbe stata l'ispezione. Poteva capitare anche quello che ti veniva detto era di far finta di niente, di essere lì a di passaggio, essere un parente di qualcuno e fingere di non essere un dipendente o un tecnico. Sì, ho assistito anche all'ispezione per le certificazioni tecniche. Tutte le volte l'ispezione si riduce ad un mero controllo di autocertificazioni che produce l'azienda stessa. Nessuno di noi aveva un contratto, non arrivati gli ispettori. Il management ha detto come dovevamo comportarci, dire che non avevamo stabilito alcun cachet per la serata, non si sa a che titolo comunque stavamo lì. Non è che ci hanno messo in regola, hanno detto ragazzi basta, non rischiamo più, facciamo i contratti, facciamo tutto, nulla di tutto questo c'è stato. È capitato un paio di volte, ma in quelle occasioni era regolarizzato. Perché viene ancora comunicato prima. Quando mi è capitato a me ce l'hanno fatto dei vigili che secondo me erano superficialissimi. Io penso che la ditta che ha bisogno di avere dipendente a meno per sopravvivere non possa permettersi una regolare manutenzione delle persone. L'ispettorato dovrebbe preoccuparsi di fare ispezioni che vanno solo e soltanto a constatare se i lavoratori sono inquadrati o meno, se sono rispettate le tutele del lavoro e così via. Le certificazioni sono più, non sono una roba da ispettorato, sono più degli ingegneri che devono venire a fare i sopralluoghi, venire a valutare se c'è stato il corretto montaggio, a fare le prove di carico, a vedere insomma se i quadri elettrici sono a norma. Sono due tipi di ispezioni diverse. Diciamo che dal punto di vista lavorativo sono gli ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che dovrebbero venire a chiedere conto dell'eventuale Unilab che hai fatto al lavoratore, di quante ore il lavoratore lavora, di come è assunto, di come è inquadrato, quanto percepisce all'ora, che sono ispezioni che ho beccato anche io nella mia vita lavorativa e le domande sono queste qua, in sostanza. Vanno a sondare se tu in primis sei consapevole di quello che stai facendo. La prima domanda che ti fanno è: lei quante ore lavora al giorno? È normale che tu, se dici 18 ore, faranno un controllo successivo dove andranno a vedere da busta paga se tu sei dichiarato per 18 ore al giorno. E ho notato che parecchio, molto spesso l'ispettorato è più presente sui grandi eventi che non sugli eventi medio-piccoli. Sugli eventi medio-piccoli io ho assistito anche a situazioni di gente che si arrampicava sulle americane senza protezioni, senza cinture, andavano a fare come si chiama, i Tarzan della situazione, e in quel caso lì non c'è nessuno che viene a valutare se quella persona lì è istruita e preparata a fare quel lavoro, perché un minimo di preparazione per il lavoratore è necessario. Il problema vero è che spesso questo mercato a livelli bassi è fatto di gente improvvisata,
gente che crede di essere un lavoratore dello spettacolo, ma in realtà non lo è, perché mettere piede su un palco per 10 giorni non significa essere diventato lavoratore dello spettacolo, almeno per lo Stato, perché per essere qualificati come tali devi essere inquadrato come lavoratore dello spettacolo. E a questa seguono tutta una serie di conseguenze. Devi fare dei corsi di formazione generale speciale, altri corsi perfezionativi, se ti vuoi arrampicare devi prenderti lavori in quota. C'è una gestione da questo punto di vista che è quella dettata dal decreto legislativo della sicurezza sul lavoro, che è l'8108. Il problema vero è che molto spesso in questo settore operano delle realtà che non sono qualificabili come realtà di questo settore. Principalmente sono il tecnico di luce di spettacolo e itinerario. Sono il tecnico del suono. Io sono un tecnico audio, backliner e tecnico del suono. Tecnico del suono. Tecnico audio da più di 15 anni. Io sono qualificato. Sì, ho una qualifica per fare questo lavoro, sì. Sì, ho un diploma, una certificazione tecnico di primo livello. Sì, ho un diploma di tecnico del suono. Sì, ho più qualifiche. La sicurezza sul lavoro, noi già siamo già siamo monitorati. Noi quando andiamo a lavorare sui cantieri dobbiamo presentare l'anagrafica con attestati di formazione che facciamo presso istituti appositi. La formazione generale specifica, per chi lavora su Funi deve aver fatto il corso per il lavoro su Funi. Se lavori al di sopra dei 2 metri devi avere un corso che ti autorizza a lavorare al di sopra dei 2 metri. Ce ne sono diversi, il rischio elettrico perché ha a che fare con cabine elettriche e così via. Il problema è che tutta sta roba qui ha un costo, quindi a livelli medio-alti sti costi qua si ammortizzano. Nei livelli bassi, dove ci sono situazioni che garantiscono al rental di turno 3.000 euro tutto compreso per fare una data di un tour, la vedo difficile far uscire questi costi qua. Considerando che per portare in giro sta roba ci sarà un camion che dovrà muoversi, dovrà pagare autostrada, benzina. Ti ripeto, per me fare chi ha un service e fa lavori, accetta tour itineranti al di sotto di una certa soglia, o è uno che sta bene e non ha bisogno di portare soldi a casa, o è un folle. Perché io non spenderei tutti questi soldi per mettere insieme materiale, indebitarmi, mettere insieme un po' di materiale per andare a fare in giro per l'Italia lo zingaro. E hai dei motori, i motori vanno collaudati ogni tot, devi fare delle revisioni, esistono dei costi che devi ammortizzare in qualche modo, quindi significa che al di sotto di una certa cifra tu quei costi non li potrai più supportare e diventerai illegale. Non si scampa in matematica, quindi io auspico che da parte anche di chi lavora, di chi ha strutture, di chi ha service, auspico che al ritorno ci sia anche una presa di coscienza di questa cosa qui, anche perché farebbe piacere a tutti avere un livello qualitativo che sale, perché vi sarebbero più service che qualitativamente salgono e vi sarebbe più lavoro per gente che fa questo veramente di professione. Tra la cooperativa mi sento molto più tranquillo, con gli altri tipi di contratto molto meno, e soprattutto quando si viaggia tanto non sempre mi sento sicuro. Praticamente non esiste, prima di tutto perché dal primo momento in cui si arriva si deve fare il loadout del camion per poi cominciare a montare la struttura, anche lì c'è bisogno di specialisti che lo fanno. Spesso molti di noi non sono specializzati per montare una struttura, oppure addirittura si cominciava il montaggio delle attrezzature audio prima che venisse terminato il montaggio della struttura superiore, anche lì senza nessun tipo di protezione, quindi sicurezza sicuramente assente. È capitato anche poi purtroppo nell'arco dell'audio di un evento spiacevole dove il palco è caduto e proprio ribaltato la struttura, ovviamente non era stata montata in maniera adeguata. Nel momento in cui hanno sollevato l'impianto si è sbilanciato proprio tutto il ring ed è caduto tutto da un lato. Non venivano ovviamente utilizzate le misure di sicurezza, i tecnici si arrampicavano senza l'imbracatura, spesso senza casco, quindi c'era la presenza delle forze dell'ordine, c'era la polizia municipale, c'erano le istituzioni, quindi il palco è stato raddrizzato e a questo abbiamo fatto la serata, come se nulla fosse accaduto. Io ho fatto altre 50 date dopo quell'evento, ogni volta mi facevo il segno della croce sperando che
la struttura reggesse. Io ero l'unico che poteva salire a dettare da loro di lavoro sulle tracce, non avevo nessun certificato di lavoro. Sì, mi è capitato di lavorare in altezza in passato senza adeguate protezioni. Io credo che sia un problema che nasce da è un problema culturale italiano che non riguarda soltanto lo spettacolo, riguarda un po' tutti i settori. Se io non ho controlli a tappeto, so che c'è una dimensione dove io posso fare quel che cazzo mi pare, perché nessuno mi verrà a controllare. Quindi mi inventerò che oggi sono un commerciante di frutta, però la sera mi vado a montare due casse con un microfono, tanto chi mi controlla? Apro un altro capitolo, che questo lavoro qui dovrebbe essere gestito con pluralità di turni, che sia itinerante o meno, perché noi per la legge, per lo Stato, possiamo lavorare al massimo 40 ore a settimana più 8 ore di straordinario. Ciò significa che se dividi per 8 ore al giorno diventano 5 per 8, 40, tu puoi lavorare 5 giorni a settimana, orario pieno, e puoi fare al massimo 8 ore di straordinario. Però ciò significherebbe portare in giro il doppio della squadra, pagare doppi alberghi, doppie diarie e far lievitare i costi in maniera esorbitante, e tutti devono fare i conti con le casse che hanno, a partire da su, a partire dalle produzioni che gestiscono ste robe qua, diventa un po' difficile far quadrare tutti i conti. Quindi è proprio la nostra tipologia di lavoro, secondo me, col mercato del lavoro dovrebbe essere un secondo gestita diversamente, ecco, trattata differentemente da uno che entra in una catena di montaggio in Fiat e va a fare 8 ore di lavoro. Ma secondo me è un gioco di regole di mercato, di imposizioni di mercato più che altro, perché se dall'alto si abbassano i costi, si abbassano le paghe, si abbassano le garanzie, sarà l'ultimo anello della catena che dovrà dire no per far rialzare queste garanzie, perché ad una forza c'è bisogno di contrapposizione, no? Le lotte di classe hanno insegnato che se non è il lavoratore che si ribella, è il capitalista che vince, che ci guadagna. Abbiamo ascoltato una testimonianza in cui è venuta fuori anche un'altra questione molto importante, che è quella dei rischi, ovvero se è pericoloso lavorare senza certificati e competenze specifiche, e anche la questione dei controlli. Tu, basandoti sulla tua esperienza in Italia, vedendo le differenze con l'estero, cosa pensi? Come dicevo prima, l'argomento è estremamente complesso. Questo è un aspetto molto importante del nostro lavoro. Se vogliamo soffermarci esclusivamente sulla sicurezza, ci sarebbe veramente molto da discutere, però bisogna considerare una cosa. Questo è un lavoro particolare. Questo tipo di lavoro, parlo del concertistico italiano, quindi la tournée, i viaggi, eccetera, eccetera. In base a quelle che sono i tipi di contratto, le tipologie di inquadramento che abbiamo ascoltato, è un po' difficile, e Luciano lo conferma anche questa cosa, è un po' difficile cercare di far coincidere le due cose. Quindi, in effetti, per come la vedo io, bisognerebbe un attimino rivedere quali sono realmente i compiti di queste persone e cercare di avvicinare quanto più è possibile l'impegno di queste persone a regole di sicurezza. Non è la prima volta che succedono incidenti, in qualche episodio c'è anche scappato il morto, e non lo so, come dire, non possiamo risolverla adesso dopo che abbiamo, diciamo, girato la faccia all'altra parte per tanti anni. Quindi sì, le cose all'estero sono regolamentate diversamente, anche se non ti nego che le tournée all'estero sono le stesse, cioè voglio dire, è la stessa tipologia di lavoro. Però bisogna rendersi conto di una cosa, che gli investimenti sono molto, ma molto più consistenti, e ci stiamo sempre rapportando a quello che è il mercato medio-basso. Tu che cosa... Come pensi che cambierà lo scenario post-Covid? Io non lo so, non ho la palla magica e non te lo posso dire, perché mi posso riferire a quello che è venuto fuori dalle discussioni e mi posso riferire a quella che è la tendenza che conosco in Italia. Allora, il primo punto è c'è un rischio molto grande. Ci ritroveremo alla fine con una serie di persone che non hanno lavorato per lungo tempo, perché lo spettacolo è stato il primo
la prima industria a essere bloccata e probabilmente sarà l'ultima ad avere il via per ripartire. Quindi ci saranno tantissime persone che attualmente non so come stanno provvedendo alle loro necessità e lo dovranno fare probabilmente per il prossimo anno. Il grosso rischio è che chi si è approfittato fino ad oggi di certe condizioni avrà ancor più tendenza ad approfittarsi, perché ci sarà un'offerta enorme di persone che si trovano con l'acqua alla gola e quindi probabilmente con il classico modo di fare andranno a lavorare per condizioni ancora peggiori di quelle che ci sono state fino adesso. E ovviamente lo sciacallo c'è sempre, noi lo conosciamo, lo sappiamo, c'è sempre chi si approfitta. La vita lavorativa è finita nel momento in cui è cominciata la pandemia, giustamente i concerti sono stati la prima attività ad essere proibita e probabilmente sarà l'ultima a ricominciare. Sono senza lavoro, aspettando insomma dei sussidi statali che stentano ad arrivare. È cambiato praticamente tutto, quindi concerti dal vivo, gli eventi, siamo tutti fermi. Ho fatto richiesta di bonus attraverso la cooperativa, ma ad oggi io non ho ancora nessuna notizia riguardo. Il giorno 4 marzo sono finite le mie attività lavorative. Da quel giorno sono corsi di notizie di provvedimenti che al momento non soddisfano assolutamente la situazione. È stata fatta richiesta, ma non abbiamo ancora avuto esiti. Comunque sì, la nostra produzione si è mossa per tempo nel tentativo di tutelarci, ma non abbiamo avuto ancora risposta. Beh, è cambiato che sono state annullate un sacco di serate già previste. Non ci sono stati allestimenti per le tournée. Avevo assolutamente tutte le carte in regola per ottenere i sussidi. Che cazzo ho fatto? Una richiesta in elaborazione da due settimane. Sì, purtroppo non ho la possibilità di accedere a nessun sussidio, ovviamente, perché non essendo professore di partita IVA non posso chiedere assolutamente nulla. Da un lato si potrà tornare ad una situazione dove le cose saranno peggiori di prima, perché Stiamo andando incontro ad una crisi economica che non ha eguali. Partendo dal presupposto che ogni solito cerco di essere positivo, meglio pensare che questa situazione possa essere una meglio importante di contemplazione e soprattutto di azione. Perché l'unica soluzione possibile è quella di battersi per far sì che questa categoria venga finalmente riconosciuta, che ci siano delle regolamentazioni chiare, fare il proprio lavoro, essere pagati per il proprio lavoro e essere rispettati come categoria. Però io sono in questo momento molto preoccupato. Davvero molto preoccupato per tutti i colleghi che si occupano solo di live. Il problema per loro che c'è all'orizzonte è che dopo un momento del genere, e che quando tutto questo finirà, molti di noi saranno costretti a subire delle condizioni forse anche peggiori di quelle di oggi. Voglio essere positivo, voglio essere propositivo. Gli scenari per il futuro devono necessariamente fare una ricostruzione di tutto il comparto. Secondo me non deve essere più lo stesso necessariamente, non può più essere lo stesso, deve assolutamente migliorare. L'unica soluzione è quella di metterci tutti quanti insieme, ognuno con la propria tipologia di lavoro, per seguire gli obiettivi che sono primari, ossia cercare di creare una professione che sia riconosciuta, perché a tutt'oggi noi siamo operai quarto livello, operai quinto livello, non esiste la professione del fonico, non esiste la professione dell'elettricista, non esiste la professione del mattino. Probabilmente sarà anche ambizioso come progetto, perché all'estero è tutto un altro discorso, all'estero funziona in un altro modo. Dobbiamo puntare a quello standard là, così come esiste nel resto del mondo, non vedo per quale ragione non debba esistere in Italia, perché se non torniamo a parlare di queste cose, se non lo facciamo adesso, ritorneremo esattamente come siamo, come stavamo prima del Covid, per me non è lo scenario più possibile. Come si potrà risolvere questa situazione? Io non lo so. Purtroppo viviamo in un periodo di grossa crisi culturale, dove la musica paradossalmente c'è una grandissima diffusione a livello planetario, proprio per questo motivo si è inflazionata, per cui ha perso di valore.
risulta sempre più difficile vivere di questo mestiere proprio perché non è una categoria proprio ufficialmente riconosciuta. Poi che cosa succede? Ovviamente per avere anche delle paghe minime garantite, ovviamente sarebbe pure necessario che le persone avessero una qualifica tra virgolette certificate, insomma, vuol dire che se io comunque devo pagare almeno 100 euro una persona, certamente devo sapere che anche se pago il minimo, questa persona un minimo di esperienza ce l'abbia e sappia che cosa sta facendo. Stabilire delle paghe minime credo sia fondamentale, perché comunque penso che possa fare una prima scrematura di persone che non sono qualificate e che comunque non debbano assolutamente mettere piede su un palco. Tutto questo farà salire inevitabilmente i costi di gestione, i costi degli spettacoli, però da qui bisogna capire effettivamente la politica che cosa vuole fare, quanto è disposta a mantenere comunque uno standard minimo che comunque garantisca la sicurezza, la qualità. Io credo che questa emergenza coronavirus abbia fatto saltare un bel po' di altri. E siamo giunti al momento in cui bisogna decidere se affondare completamente o se risollevarci. Bisognerebbe essere l'unico foro, l'unica direzione. Io voglio essere una di quelle luci. Allora, il pericolo più grande, secondo me, è quello di un ulteriore ripasso delle paghe, dei tecnici, ma anche del prodotto vero e proprio. Una cosa positiva, io al momento non riesco a vederla. Cioè io non riesco a vederci quasi niente di positivo al momento. Ma che si faccia un'associazione seria tra tecnici e che si riesca a decidere il modo giusto in cui si deve lavorare e che tutti si standardizzino, questa sarebbe una cosa positiva secondo me. Il maggior pericolo è sicuramente da accettare condizioni peggiori rispetto a prima della pandemia. Io stesso magari avrò problemi economici e sarò costretto ad accettare condizioni più negative. Mentre l'aspetto positivo potrebbe essere che queste ristrettezze economiche magari possono fare una sorta di selezione naturale degli imprenditori marci, perché a stento hanno una partita IVA, non hanno permessi per svolgere l'attività tecnica, non hanno protocolli di sicurezza, non hanno materiale certificato, non hanno persone inquadrate, non pagano le tasse, sono una specie, una razza di imprenditoria che vada soltanto ad un profitto sleale e illegale e che ora magari sta richiedendo anche sostegno allo Stato. Io non voglio che queste imprese sopravvivano a questa crisi. Spero che sia l'occasione propizia per cambiare lavoro, per cambiare mestiere, lasciare più spazio agli imprenditori che fanno questo lavoro in un certo modo e sono competitivi sul mercato perché sono bravi e lavorano bene e non solo perché costano poco e pagano 30 euro al giorno i ragazzi che si rompono il culo per 24 ore al giorno e magari insomma si tolgono dalle scatole e lasciano più spazio agli imprenditori sani che lavorano in un certo modo. Io non credo che sia un problema di calmierare il mercato o meno. Io da lavoratore devo sapere ciò che valgo, quanto valgo, quali sono le mie competenze e devo dare un prezzo a queste competenze, ok? Se il mio lavoro consiste nell'andare in giro per l'Italia tutta la settimana, tutto il mese, lasciare gli affetti a casa, io devo farmeli pagare questi affetti, cioè queste mancanze, in un certo senso devo farmele pagare. C'è soltanto da far capire alle nuove generazioni soprattutto quali sono le regole del mercato, quali sono le garanzie che gli dà sto mercato, perché è normale che so che sicuro ci sarà gente in giro che in questo periodo di blocco totale si sarà ritrovato con un pugno di mosche in mano, perché ha fatto il gioco del datore di lavoro fino a ieri, pacca sulle spalle, andiamo a lavorare, i suoi soldi passati sotto banco, adesso si ritrova il blocco totale, dice a me del decreto Cura Italia, che cosa mi spetta? Mi spetta niente. Essere un tecnico dello spettacolo non significa andare a lavorare ogni sera a prendere 50 euro a nero, non è essere tecnico dello spettacolo, quello è alimentare un mercato nero che vale, ed un discorso che vale sia per quello dello spettacolo, sia per qualsiasi altro settore commerciale. Spesso è capitato che mi hanno contattato per fare dei lavori, ma quando ho presentato il mio costo del lavoro mi hanno detto che costava troppo. Mi sono abbracciato la croce, ho detto amen. Mi hanno anche detto, guarda che c'è sta quello che costa di meno, che viene
viene a meno soldi di te, ha detto ok, se sa fare le stesse cose mie, chiama lui. Poi magari è bravo quanto me e costa di meno, ma poi farà i conti quando succederanno situazioni che lo metteranno alle strette. Fare spettacoli è molto costoso, come immagini il pubblico non vede tutto il lavoro che c'è dietro le quinte, quindi non sa quante persone sono coinvolte in tutto questo, ma c'è da dire che se tutto è a norma e ogni singolo lavoratore viene pagato in modo corretto e con tutte le dovute precauzioni tecniche, di certo i costi lieviterebbero molto. Quindi probabilmente per tagliare questi costi in qualche modo viene favorito anche il lavoro nero. Tu che ne pensi? Non si discute su questo. Su questo non si discute assolutamente, proprio questo è il punto. Se i costi di uno spettacolo devono essere ridotti, ovviamente si va sempre a colpire quello che è la categoria più debole. E a quello che è venuto fuori dalle varie discussioni è che in effetti i punti per risparmiare utilizzati fino ad oggi sono due. Il primo punto è pagare quanto meno è possibile i professionisti dello spettacolo. Vogliamo dire che qualcuno si approfitta della loro condizione, appunto, che non sono riconosciuti, non c'è una categoria e non esiste una tutela ben determinata. L'altro punto è ovviamente è la sicurezza, perché, e te lo spiego subito, se io sono un noleggiatore di attrezzature, queste attrezzature devono essere in qualche modo manutentate, ci devono essere dei controlli e ci devono essere appunto ci deve essere una manutenzione regolare. Questa manutenzione ha un elevato costo, perché ovviamente deve essere fatta da ingegneri specializzati che conoscono le attrezzature e che controllano periodicamente il corretto funzionamento di queste attrezzature. Come dicevo prima, questo è un costo enorme e ovviamente se io noleggiatore sono costretto a noleggiare le mie attrezzature per dei costi molto bassi, perché se non lo faccio io lo fa qualcun altro dopo di me, ovviamente tendo a risparmiare dove è possibile. Quindi, ripeto, i punti sono gli operatori che devono essere pagati, che non ricevono paghe adeguate, non ricevono tutela e oltretutto le attrezzature non hanno la corretta manutenzione. Sono gli unici punti dove si può risparmiare. Sicuramente anche noi come pubblico dovremmo essere pronti anche a spendere di più per andare ad assistere ad un concerto, uno spettacolo. Ma questo è ovvio. Se io vado a vedere un concerto a New York, a Berlino o magari in un altro paese, il biglietto è molto costoso, ma c'è una motivazione, perché il pubblico si stupisce, specialmente oggi che è l'era del video, l'era del disegno luci, non parliamo solo esclusivamente dell'audio. Un palcoscenico è un ambiente lavorativo estremamente complesso e c'è un lavoro di programmazione alle spalle che è enorme. Quindi lo stupirsi dell'eccezionalità di un evento è ridotto esclusivamente alle ultime due ore di tutto questo processo. Ma per costruire quello spettacolo c'è un lavoro alle spalle enorme, che è fatto da persone, da specialisti del settore, è fatto da persone che hanno investito il loro tempo e le loro risorse nel prepararsi e continuano a farlo. Noi siamo persone che dobbiamo vivere un aggiornamento costante, perché oramai la tecnologia corre in una maniera incredibile e ogni anno ci sono novità e noi dobbiamo aggiornarsi. Questi hanno dei costi. L'utente finale all'estero non si meraviglia di pagare un biglietto di un teatro o il biglietto di un concerto anche 200, 250, 300 dollari. E questo non dipende solo dal fatto che molti pensano, vabbè, io pago 300 dollari perché sto seduto in prima fila. Non è solo quello, è ovvio che se stai seduto in prima fila hai una visione molto più ravvicinata di quello che succede su un palcoscenico, ma il costo di quel biglietto serve a giustificare tutto ciò che c'è alle spalle. Lo spettacolo è oneroso, non si può discutere questa cosa. Quindi è impossibile. Come si fa? Da qualche parte, se io voglio vendere uno spettacolo a basso costo, devo risparmiare da qualche parte, perché sennò non ci entro mai. E come giustamente dice Luciano, dice sì, lo spettacolo è oneroso, ma non sempre offre un ritorno.
Allora la preoccupazione di chi è, non lo so, produzioni, di chi noleggia attrezzature, degli, chiunque sia che gestisce le fila di questa cosa, deve in qualche modo risparmiare per offrire un qualcosa che alla fine non sarà scenograficamente accettabile e comparabile alle grandi produzioni, e su questo ci siamo anche. Ma invece di risparmiare su questo e quindi magari fare uno spettacolo un attimino un po' meno pretestuoso, e quindi magari mettersi il grande schermo, il grande LED wall, la programmazione che comunque comporta non solo il montaggio, ma c'è tutta una programmazione dei contenuti che richiede tantissimo tempo, come dicevo prima, il modo più facile per risparmiare e diciamo includere questi contenuti sono appunto le categorie più deboli, che sono i tecnici, ed è appunto probabilmente la sicurezza. Questo è quello che è venuto fuori dalle discussioni. Io ovviamente mi sto facendo portavoce di una cosa che non conosco più, perché me ne sono andato all'estero, quindi voglio dire, ma all'estero funziona, e anche lo spettacolo piccolo è costoso, non c'è niente da fare, è così. E all'estero anche il mercato medio-basso è tutelato, e vedremo poi conferme di altre persone che si sono aggiunte a questa discussione, che confermano quello che io sto dicendo, cioè esistono le tutele, non riesco a capire per quale motivo all'estero è possibile e in Italia no. Anzi, ti dirò di più, secondo me il motivo è proprio che la categoria non esiste e che queste regole non tengono conto di quello che realmente è questa parte, di questa tipologia di lavoro, che, e quindi parlo di quello che riguarda le tournée, gli spettacoli dal vivo itineranti. Io sono tecnico del suono al Convention Center di Dublino. Un contratto permanente. Sono operatore e programmatore video, in particolare di Mediaserver. Professionista dello spettacolo, si definisce professionista in quanto, diciamo, offre un servizio alle produzioni. Professionista indipendente, tecnico del suono e dub master, cioè ricevo direttamente io la chiamata dal cliente, che spesso è o l'artista o la produzione che si occupa dell'evento. Sono un tecnico del suono, un technical manager e mi occupo anche di produzione di eventi. Mi ritengo un professionista perché sono sempre stata freelance. Io ho fatto più o meno la trafila che è stata fatta da quasi tutti i lavoratori dello spettacolo, e ho cominciato da situazioni molto piccole. Appena finito il corso di tecnico del suono, mi sono ritrovato subito in tournée senza avere la più pallida idea di che cosa fare. Caricare il furgone, guidare, scaricare il furgone, fare la serata, ricaricare il furgone, andare in magazzino e magari anche scaricare alle 3 di notte, e dopo ripartire per fare qualcosa alle 8 di mattina del giorno dopo. In Italia mi è capitato a volte di lavorare in situazioni poco chiare, ma devo dire la verità, cioè sono molto poche, forse sono stato fortunato, però sì, è capitato qualche volta. Ho iniziato, diciamo, come facchino, e là mi sono scontrato subito con il mostro che circola il nostro lavoro, ovvero sono svenuto a un concerto, mi sono fatto male, non ero inquadrato per nulla, era la passione, non ho ricevuto nessun aiuto, e quando sono uscito dall'ospedale sono stato costretto ad andare a lavorare. Poi fortunatamente mi sono licenziato e poi ho iniziato con i service, come fonico. E là, cioè, in pratica, com'era? Era una situazione abbastanza disastrosa, però per me era la norma. Appuntamento alle 6, si partiva in furgone, eravamo in due, io e il datore luci, la squadra di questo furgoncino. Boom, Sicilia, Calabria, tanti chilometri. Il proprietario ci raggiungeva in macchina e lui ricopriva il ruolo di fonico di sala. Però arrivava con altri tempi. Noi due scendevamo, scaricavamo, montavamo, e poi si faceva la serata, si smontava e si ripartiva per fare altri 500 chilometri. Quindi il vitto e alloggio era utopia pura. Cioè, mi è capitato di dormire tantissime volte sotto la pedana della batteria. Quando finivamo tutto, mettevamo i teli, e non era dormire, era collassare, perché veramente a stare 2-3 giorni nel furgone, in una posizione così come sto ora. Questa situazione mi ha fatto aprire gli occhi definitivamente e dissi: ok, provo a impegnarmi di più
a specializzarmi di più, in modo che spero che una produzione si accorga di me, della cosa che offro, e così è stato. La mia carriera è cominciata con la gavetta classica, quella dei piccoli service, quindi che facevamo degli spettacoli con questi piccoli service tra Salerno, provincia di Salerno e provincia di Napoli, e avevamo un piccolo furgone con un po' di tutto dentro, e quindi ho cominciato col montaggio, sì. Poi presi una piccola tournée e conobbi dei fonici romani, e quindi mi trasferii subito a Roma e cominciai subito a lavorare a Roma. Ho variato fra grandi festival, corporate e televisione. Per una mia questione, tra virgolette, morale, ho lavorato pochissime volte in nero e mi sono sempre fatto pagare, non ho mai lavorato gratis. Le volte che ho lavorato gratis perché mi hanno fregato, perché non mi hanno pagato, mi devono dare ancora dei soldi. Fine 2010, comincio 2011, la situazione è cominciata a precipitare, nel senso che ci furono molti service che sono nati anche sull'onda dei finanziamenti europei, quindi che sono nati già sapendo di chiudere, e ho cominciato ad avere problemi nel ricevere soldi, pagamenti sempre più posticipati, e quasi ti dovevi mettere a pregare, a parlargli delle bollette e delle scadenze mensili che avevi per avere i tuoi soldi, quelli che tu avevi lavorato con una grande professionalità, cosa che invece dall'altra parte non si trovava, perché al momento del pagamento c'erano sempre delle mancanze, ma delle mancanze importanti, e avrò perso quasi 10.000 euro. Quindi molto spesso mi sono ritrovato in situazioni borderline, non perché io non volessi regolarizzare la mia situazione, ma perché era complicato regolarizzarla. Da premettere, dal 2012 che non lavoro in Italia, e quindi dal 2013 che sono emigrata, ero un poco stanca del mercato e della strada che il mercato stava prendendo, e ho scelto, cioè non avevo scelta. O volevo costruirmi una vita, siccome ero giovane, volevo costruirmi un futuro, o rimanere qui e non averlo il futuro, perché non sarebbe andato oltre di quegli anni che già avevo fatto qui. Attualmente vivo a Londra e lavoro principalmente a Londra e in Inghilterra, ma continuo a mantenere i rapporti con vari clienti in Italia e Medio Oriente. Io sono stato dipendente in maniera effettiva solo per 6 mesi, cioè quando mi sono trasferito a Londra. Prima facevo dei contratti a tempo determinato, ma che erano comunque una via di mezzo tra il freelance e l'impiegato, diciamo, se vogliamo dire. Non erano proprio dei contratti con un'azienda fissa. La principale differenza è che il lavoro nell'ambito dello spettacolo all'estero viene riconosciuto e rispettato diversamente. Ho preso la decisione drastica innanzitutto di fermarmi e imparare, oltre le cose tecniche, l'approccio del lavoro contrattuale, diciamo pretendere dei diritti, dove non c'erano i presupposti che i miei diritti venivano minimamente rispettati, dicevo non posso venire. Ho scelto di non lavorare in alcune situazioni, anche grosse, perché mi facevano schifo dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della paga, dal punto di vista della trasparenza. E io me ne sono dovuto andare perché molto spesso avevo anche dei colleghi che hanno fatto il lavoro a posto mio, e quello è il grosso problema che c'è stato. Ma ci sono state varie ragioni, alcune sono state familiari, però di sicuramente quella che mi ha attratto di più è stato il fatto che il nostro lavoro viene visto con una certa, non vorrei dire serietà, però ha una diversa importanza nel mercato del lavoro qui in Inghilterra. Sono andata all'estero e non conoscendo nessuno, però dopo 15 giorni stavo lavorando con una realtà piccola che faceva lavori per la prefettura di San Paolo, e ho lavorato per loro insieme, ho collaborato 5 mesi, facevo sia magazzino che fine settimana di festival e show, che mi hanno dato l'opportunità e la visibilità. E poi dopo questi 5 mesi, che io avevo acquisito delle cose in più a livello di lingua e clientela,
ci siamo lasciati, ma in una maniera molto soft e molto benevola. Infatti poi abbiamo continuato anche con questo mio cliente a fare delle cose insieme, e poi da lì non mi sono più fermata. Che cosa mi ha dato l'estero? L'estero mi ha dato l'internazionalità, ossia in un posto dove nessuno mi conosceva, e hanno visto il mio potenziale, hanno visto la mia professionalità e tutti hanno voluto investire su questo, quindi mi hanno dato dello spazio senza dover parlare con tizio e caio, senza dover avere la raccomandazione o senza dover sottostare a determinate regole. Semplicemente, se tu vali, riesci. E quindi ho fatto dei lavori salienti internazionali in Brasile, che poi mi hanno aperto le porte con il mondo esterno. Mi sono ritrovato a fare un evento piuttosto grande qui al Convention Center. La produzione, che era una produzione inglese, mi ha chiesto: ah Marco, le prove stanno durando di più. Mi hanno chiesto se per favore potevo restare ad assisterli per le prove. Uno dei miei manager è venuto, mi ha guardato e fa: sì, però tu domani alle 7 di mattina non vieni. Faccio: perché? Perché tu devi riposare 11 ore. Se tu non riposi almeno 11 ore, non puoi venire a lavorare. Cioè, non esiste proprio che tu vieni a lavorare. Quindi loro scelgono o di tenerti stasera o di farti venire domani mattina presto. Ho cominciato a lavorare, mi sono fatta tutta la stagione dei festival estivi in Portogallo, che ho mantenuto per anche gli anni dopo, quindi ritornavo lì solo per fare quei lavori che erano rimasti miei, che avrei fatto anche quest'anno se non fossero stati cancellati, come Rock in Rio, come Non Sei Live, come Sines, quindi maggiori festival in Portogallo. Comunque mantengo i contatti con questi miei clienti e ogni anno ritorno a farli. Preferisco io interagire per tutto quello che riguarda l'audio, diciamo, con le aziende, rental company, sì, interagisco io personalmente, cioè levando la produzione e all'artista questa incombenza. Se l'artista mi chiama o il manager dell'artista, è perché garantisco una certa qualità del lavoro, ho un certo sound che l'artista vuole, capisci? Preferisco andare sempre con le produzioni, perché poi torniamo sempre al discorso di base, che magari anche un service che va a fare un festival importante, gli accordi che prende con la direzione del festival non permettono al service di pagare dei cachet giusti per il delirio del festival. Fondamentalmente, per vincere in situazioni difficili in questo lavoro conta anche il rapporto umano, il rapporto di essere amico di chi sta vicino, stimarlo e dire: oh, è dura, va, facciamola, e si vince. Il vantaggio quando arrivi sul posto e c'è un team di lavoro, diciamo, che ci anche se non siamo amici, ma ci conosciamo, il tipo di approccio è amichevole e quindi veramente diventa una passeggiata il lavoro. Cioè, quando arrivi in un posto, non ti conoscono, li trovi ostici, cioè tu per chiedere una cosa devi lottare. Anche per chiedere semplicemente un SM58 in più. Ti parlo della prima esperienza, una cosa che mi sconvolse anni fa a New York, fu che arrivò il nostro materiale, cioè dei bauli nostri, belli e buoni, non li potevamo toccare, li poteva toccare solamente, c'era il sindacato dei stagehand, se loro stavano in pausa tu non potevi toccare le tue cose. Dissi: ma fatemi capire. E là poi sono andato a indagare su un sistema lavorativo che tutela ogni categoria professionale, cioè ogni categoria ha il suo peso, la sua importanza, alle due stage, black stage, devi uscire dal palco, ma come, io ho le mie cose, non ce ne fotte, sono tutti in pausa, cioè bello e buono il montaggio, la sera, lo smontaggio, finito, ci montate domani. No, ma noi dobbiamo partire, ok, chiama la produzione, paghi gli straordinari ai tecnici locali. Allora, giustamente, tu tecnico locale che fai le 4 di mattina, sei contento, perché sono tutte ore di straordinario. Un tecnico di qua invece fai le 4 di mattina bestemmiando, ma quale straordinario? Anzi, di straordinario c'è che ti è saltata la cena, perché magari c'hai tante cose da fare, quando finisci stanno chiusi. Allora, da quando è iniziato il lockdown, le associazioni di categoria che diciamo locali, più altre piccole, tutte queste associazioni hanno parlato col governo in modo da negoziare dei sussidi, degli aiuti ai freelance soprattutto, ai self-employed e agli impiegati soprattutto di teatri e televisioni. Oltre a questo
ci sono stati alcuni aiuti da parte di alcune produzioni. La produzione con la quale stavo lavorando il giorno in cui è partito il lockdown mi ha pagato tutto il lavoro, anche se mancavano alcuni giorni. Altre produzioni con cui avevo dei lavori a fine aprile, inizio maggio, mi hanno ovviamente cancellato il lavoro, però mi hanno contribuito con degli aiuti, diciamo nell'ordine di un terzo del totale. E poi niente, poi il governo aiuterà con il suo contributo. In questo momento mi sento un privilegiato, quindi la nostra azienda ha deciso di non ridurci le ore e di non ridurre le paghe. Abbiamo fatto un accordo con la nostra società che prevede il fatto che noi restituiremo un tot di ore alla nostra compagnia lavorando extra, tra virgolette. In tutto questo noi stiamo facendo dei web trainings che vengono considerati come ore lavorative. Come è cambiata? È finita in pratica, nel senso che io praticamente ho fatto l'ultima serata il 1 marzo, dovevamo proseguire il tour per altre 10 date e cose, e c'avevo programmi fino a ottobre più o meno. In pratica ho strappato il calendario, cioè non riesco a vedere all'orizzonte qualcosa di positivo, diciamo, proprio per la tipologia di eventi che facevo io. La mia vita lavorativa per il momento è in stand-by da quando è successo il coronavirus, ossia dall'inizio di febbraio a più o meno metà marzo mi è scomparsa un'agenda. Poi, tra l'altro, lavorando in un mercato internazionale, per me è fondamentale anche lo spostamento. Quindi, insieme con la cancellazione e con il posticipare di alcuni eventi, ci sono stati anche i blocchi aerei. Non ho avuto nessuna difficoltà ad accedere ai sussidi. In realtà l'unica difficoltà e delay è stata da parte dello Stato, ma è stata una cosa così, tipo ad aprile, io ho preso marzo. Io da cittadina per bene, quello che fatturo dichiaro, quindi se tu c'hai tutte le carte in regola, i soldi ti arrivano. Lasciando stare la situazione campana, che è una campano del sud, che invece ci sono ancora queste piccole realtà che fanno dei lavori a nero, che non fatturando, non passando per l'INPS, oggi come oggi sei uno di quelli che dovrebbe richiedere il reddito di cittadinanza, però non un reddito di categoria, perché il reddito di categoria è una svalorizzazione della categoria, perché noi invece lavoriamo, paghiamo le tasse e paghiamo l'INPS. Alla fine tutti quelli che non hanno fatturato, non hanno niente da dichiarare del 2019, che però questo mi fa pensare, scusatemi, penso che questo sia più utile che il reddito di quarantena, perché il reddito di quarantena non serve a niente. Il reddito di quarantena è una svalorizzazione del nostro mercato, perché noi non vogliamo svalorizzarci, noi adesso dobbiamo valorizzarci, perché adesso siamo nell'occhio del mirino. Noi dobbiamo dare visibilità a quello che è il nostro lavoro, a come lo facciamo onestamente, a quanto valiamo e a quanto è importante esserci come categoria, come essere riconosciuta come categoria di professionisti e lavoratori. Allora, del dopo Covid, io credo che in Italia non si dovrebbe portare niente del primo Covid, cioè per me, io già l'ho detto, sono sempre stata sincera, si dovrebbe proprio smantellare questo sistema. Non credo che la categoria può fare fronte comune e vincere la battaglia, perché per quello che sto vedendo negli ultimi anni vince molto l'individualismo. Io non posso essere ipocrita, è così. Cioè, è così. Noi in questo periodo, siccome è scoppiata questa emergenza, si stanno facendo dei tentativi, ma anche nobili e rispettosi, di unire. Però io penso che se tu vuoi unire delle professionalità, cioè tu l'esercito non lo componi quando è scoppiata la guerra, lo componi prima, perché poi eventualmente scoppia la guerra, sei unito per combatterla. Non so se rendo l'idea con questa metafora, cioè, però è così. Anche perché almeno quando ho cominciato io, l'andazzo era che ma si è sempre fatto così. Ecco, questo è uno dei punti che bisogna scardinare nel nostro lavoro in Italia. Si è sempre fatto così, ma si è sempre fatto male.
È questo che bisogna scardinare, bisogna far capire che esiste un'alternativa, che le cose si possono fare bene e si possono fare bene anche in Italia, perché in Italia abbiamo fior fior di tecnici, fior fior di società che lavorano. Perché non possiamo fare le cose? Perché dobbiamo sempre cercare il sotterfugio? E alla fine questo sotterfugio che troviamo sarà il cetriolo che poi ci ritornerà in culo a noi, sempre e comunque, come in questo caso del Covid. Cioè, quello che sarebbe, diciamo, da tenere pure presente del perché molte persone pure accettano determinate condizioni, è che in generale in Italia la situazione della disoccupazione è tragica, e quindi questo crea una serie di reazioni a catena, e questo fa sì che gli imprenditori in difficoltà magari possano sfruttare la cosa. Possono essere, sì, di semplificazione, diciamo, delle figure professionali, semplificazione della gestione del proprio lavoro. Ci sarebbe molto da migliorare, soprattutto a livello fiscale. Altrimenti tutti quelli che fanno il nostro lavoro devono rivolgersi alle cooperative. Non sono una colpa diretta della categoria, ma semplicemente il fatto che fare il nostro lavoro è quasi impossibile. E se allo stesso modo, se le condizioni in Italia fossero state un pochino più simili, diciamo, ad altre nazioni, probabilmente non mi sarebbe venuto in mente di andarmene. Infatti io sono molto scettico, spero di essere contraddetto dai fatti, che si fa diciamo, un'associazione, non so come chiamarlo, un'associazione di categorie e cose varie. Però vige sempre l'individualismo, e spesso lo giustifico pure l'individualismo, perché se uno non ha potere, diciamo, non ha potere contrattuale di contrattare, oppure se una persona, un ragazzo più debole, non ce la fai a parlare in un certo modo, tu vai a lavorare per somme irrisorie, cioè non inquadrato. Quindi non mi sento nemmeno di puntare il dito verso un lavoratore che va a lavorare a nero, perché spesso chi lavora a nero è costretto a lavorare a nero. Cioè, non è che non voglio giustificare nessuno, ma non voglio né condannare né giustificare. Io dico le cose come stanno e come la penso io. Però adesso sta andando così. Cioè, soprattutto al sud è ancora così, perché già da Roma in poi è diverso. Ho notato che parecchie situazioni sono tutti inquadrati, sono cooperativi. Perché? Perché al nord ci sono anche molti più controlli. Ci vuole un albo, come ce l'hanno gli avvocati, ci vuole un albo, come ce l'ha qualsiasi perito o cosa. Ci vuole anche il nostro albo, l'albo dei professionisti dello spettacolo, ossia che noi esistiamo, che qualsiasi cosa possa succedere, noi comunque siamo una categoria di lavoratori, e se noi dobbiamo stare fermi per tutto il resto dell'anno, dobbiamo essere tutelati dallo Stato. Adesso non è il reddito di quarantena assolutamente la via d'uscita. Per chi ha bisogno del reddito di quarantena, io consiglio il reddito di cittadinanza. Cioè, non ci mettiamo adesso a fare delle cose inutili, quando invece noi dobbiamo raggruppare le energie per veramente dare una svolta a quello che è il nostro lavoro. Quindi su questo che ci dobbiamo concentrare, sul non cominciare col gioco al ribasso, perché visto che siamo stati tutti fermi, le produzioni sono state fermi, gli artisti sono stati fermi, hanno perso tutti i soldi, non è il lavoratore, non è il terzerizzato che deve aiutare queste compagnie o queste produzioni, è lo Stato, quindi loro la loro lotta la devono fare con lo Stato. Senti, io ho perso tot soldi, mo devo ricominciare, ho bisogno di questi. Ok, ci stanno i finanziamenti a tasso zero, ci sta l'aiuto dalla Comunità Europea, ci sta questo e quest'altro, bellissimo. Allora, quando tu fai però questo progetto, lo devi fare con i soldi che c'hai in mano e devi pagare il valore che devi pagare a chi ci lavora. Perché il lavoratore o il terzerizzato, il tuo cliente libero professionista, non è socio. Non ha niente a che vedere con questo. Perché nel momento in cui ricominciamo, ricominciamo tutti. Io non ho investito nella tua produzione, io ci vengo soltanto a lavorare. Io devo fare quelle mie ore fatte bene. E basta. Non sono un tuo socio che ti devo fare uno sconto affinché poi tu possa fare l'evento. C'è qualche cosa che non va bene. Diciamo, dare una sfoltita generale nella burocrazia italiana nel mondo del lavoro e una valorizzazione. Ragazzi, investite su voi stessi, studiate, andate indietro alle conoscenze. Ci sono delle cose che si fanno all'estero che sono bellissime, che in Italia non ce n'è uno che lo fa.
una. Ci sono associazioni di tecnici fuori dal lavoro che si raggruppano solo per studiare e non si paga. Certo, ci sono i corsi, quelli là fondamentali, per carità, si devono pagare, però c'è molta aggregazione, c'è unione e c'è soprattutto la voglia di crescere e sapere insieme. Basta, basta con i potenziali vecchi e con i vecchi sistemi che non hanno fatto altro che peggiorare e lasciare l'Italia, sarò aggressiva adesso nel dire questo, però provinciale, non c'è il reflusso di tecnici stranieri qui, ci sono sempre gli stessi tecnici, sempre le stesse persone, questo modo di fare italiano ci ha lasciato provinciali, ha lasciato solo i tecnici italiani a lavorare con i tecnici italiani e in più, non prendendo più tour stranieri, non prendendo più grandi festival stranieri, siamo rimasti a fare le nostre saghe della porchetta, fra di noi, ad esaltarci fra di noi. Perché poi fuori a quello nessuno lo conosce, quello qua si può vendere come il migliore di tutti. Sì, vabbè, ma è rimasto là, che hai fatto? Hai fatto pure lo stadio olimpico, ma sì, solo tu e tu. Allora, in Italia c'è una cooperativa che è, diciamo, la più popolare, diciamo, la più conosciuta, che però si occupa di contabilità. E diciamo, secondo me, il motivo per cui molte persone si fanno parte di questa cooperativa è perché in Italia come professionista è abbastanza complicato stare dietro alla contabilità e alle questioni fiscali. Una grande differenza che c'è tra l'Italia e un altro paese, diciamo tipo l'Inghilterra, è il modo in cui tu gestisci il tuo lavoro. Io, per esempio, sono autonomo, self-employed, e mi gestisco la contabilità da me in una maniera abbastanza semplice. E faccio riferimento all'associazione quando, per esempio, nel caso in cui, diciamo, ci possono essere dei problemi di pagamenti con qualche cliente, quindi l'associazione mi dà supporto legale nel caso in cui ci sono questo tipo di problemi, perché già, diciamo, occuparsi del proprio lavoro richiede tempo, quindi questa sarebbe la prima cosa da fare, rendere le partite IVA più semplici, più sostenibili. Io non posso dare la soluzione, non posso dirvi come fare, non lo so, è un po' difficile, ma posso consigliare di, ad esempio, analizzare i mercati esteri, perché all'estero questo è possibile e perché in Italia no. E oltretutto che sia riconosciuta la categoria, che non è neanche facile dire, ok, ci sarà una categoria che include tutti. No, all'estero non è così. Le categorie sono differenziate. La tipologia di lavoro, il momento in cui lavori durante lo spettacolo e qual è il tuo compito, prevede impegni e paghe diverse. Piuttosto che sedersi e cercare una soluzione, sarebbe molto più semplice analizzare i mercati esteri, vedere come fanno e magari prendere spunto e cercare di costruire un qualcosa che dia dignità a queste persone, perché qui veramente parliamo di dignità, Claudio. Cioè qui abbiamo un problema reale, qua la gente rischia di morire, qua la gente rischia veramente di fare un incidente di notte, perché come hai sentito nelle interviste, c'è gente che parte oggi alle 7 del mattino, arriva a 700 km di distanza, fa uno spettacolo e poi deve smontare, rimettersi in viaggio perché domani ci sono altri abbiamo un altro evento a 800 km di distanza. Questo è difficile da regolare. In base alle regole che esistono oggi in Italia è difficile, non è possibile. E giustamente, come anche diceva Luciano, le due cose non combaciano. Quindi c'è bisogno anche della partecipazione delle istituzioni per cercare di creare un guscio che protegga queste categorie, un guscio che dia, che ne so, possiamo parlare, abbiamo parlato di paghe minime, abbiamo parlato di ispezioni, abbiamo visto come funzionano le ispezioni nel mercato medio-basso, no? Nella fascia medio-bassa. Sono praticamente inesistenti e se ci sono, semplicemente qualcuno addirittura ha detto che le ispezioni sono programmate, quindi chiunque sia il datore di lavoro si prepunisce e tutto viene tranquillamente nascosto. Ma vogliamo parlare della sicurezza? E anche di quello, voglio dire, a quanto pare ispezioni per quello che riguarda la sicurezza non esistono.
mi sembra che tutti hanno detto, tutti quelli che hanno partecipato a questa discussione, hanno detto che semplicemente si riduce alla lettura di una certificazione che viene messa dall'azienda stessa, dalla produzione o dal noleggiatore di attrezzature. Cioè, pare che nessuno abbia mai visto qualcuno, l'ispettore che vada realmente a controllare, non so come funziona in Italia, ma all'estero esiste che una volta che l'apparecchio ha avuto il controllo annuale e la manutenzione, il proprietario di quell'attrezzatura affigge un'etichetta con il nome, cognome e la data di che quell'attrezzatura è stata controllata, e c'è una scadenza probabilmente annuale anche in Italia. Pare che nessuno abbia mai visto qualcuno che vada, che non solo legge le certificazioni, ma che vada a vedere le etichette e che magari si faccia un controllo anche sul corretto funzionamento di quell'attrezzatura. È molto complesso, Claudio, è veramente molto complesso, ma le soluzioni ci sono e possono essere adottate. Voglio aggiungere solamente un'altra cosa. Visto che comunque questa industria sarà l'ultima a partire, che diciamo ci sarà almeno forse 6 mesi, forse un anno di lockdown, forse un anno, non di lockdown, scusa, ma di break, prima che tutto ricominci, c'è tutto il tempo per organizzarsi, c'è tutto il tempo per cercare di sedersi e discutere di questo piuttosto del reddito di quarantena. Tanto di cappello a chi chiede il reddito di quarantena, ma scusate, voglio dire, se non vi siete tutelati prima, è un po' come se vi ci fosse buttati in questa fossa, no? È ovvio che era un po' difficile prevedere che ci sarebbe stata una pandemia, anche se non impossibile, però adesso tutto questo sta venendo fuori. Invece di perdere tempo, ok, cerchiamo di capire, lasciamo lavorare le istituzioni e il governo a cercare di fare quello che può fare per aiutare queste persone, ma intanto queste persone, se veramente si siedono in uno spazio comune e cominciano a discutere di quello che è stato e di come il futuro possa essere diverso dal passato, sicuramente potrebbero arrivare a dei risultati validi. E non dimentichiamo un'altra cosa, che se tutti sono uniti e tutti quanti decidono di dire no, l'industria dello spettacolo si ferma, perché senza tecnici, signori, non andate da nessuna parte.